Brando Fiorellini, io sono qui Nadia e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi apriremo uno dei miei scrigni del passato. Praticamente sono andata a cercare nello scantinato dei bauletti che non apro da quando ero piccola. Ci sono tutte cose di quando ero piccola e oggi scopriremo insieme che cosa c'è qui dentro, perché sono curiosa di sapere che cosa c'è qui dentro. Però ho detto, vediamolo con i fiorellini. Siete pronti? 1, 2, 3, apriamo il bauletto. Il primo bauletto. Ulle. Ok, allora, la prima cosa che mi capita davanti è questo libricino della Melevisione. Se non conoscete la Melevisione, mi dispiace per voi. Esatto. Faccio questa faccia se non la conoscete. La sua faccia. Tutti i raccondelli della Melevisione. Quella era Fatalina. Lui era Melocotogno, uno dei miei dicotogni, perché poi è cambiato. Lei è Strega Varana. Guarda che scianga all'aria. Vabbè, questo era il mio quadernino bellino. Shhh, io non vi ho detto niente. Bene, la seconda cosa è questa. Questo praticamente sarebbe un diario segreto dove tu hai la chiave, che è qui dentro la mia chiave. Oh madonna, non è poi così tanto segreto questo, eh? Ecco, vi faccio vedere come si sarebbe dovuto aprire. Io praticamente avevo messo la chiave qui, questa chiave doveva essere nascosta, che soltanto tu potevi aprire con la tua chiave magica dei segreti. E siccome io avevo paura di perderla, l'ho incastrata qui dentro in modo che soltanto io riuscivo a prenderla, perché soltanto io avevo la capacità di capire come si prendeva questa chiave da qui. E poi aprire il primo scrignetto qui. Ma non si apre, eh? Vai a fare qua. E faceva tipo dei rumorini. Appena apriamo c'è questa paginetta, c'è uno specchietto dove voi vedrete tutti, vedete voi stessi, vedrete tutti mostruosi. Poi c'è questa paginetta dove parla delle mostrerai. E poi qua c'è un'altra parte del segreto dove si apre qui dentro con questa chiave. Ora vi sto svelando il segreto di come aprire il mio diario segreto, però non venite ad aprire il mio diario segreto, perché Fiorellini vi sto dicendo un segreto, ma è un segreto soltanto fra noi e voi, ma non venite da me. E vabbè, adesso non mi va di aprirlo, però è tipo tutta una cosa che fa così, che si apre, e l'ho aperto. Ma non mi va di farvi vedere quello che c'è dentro, perché poi c'è un quadernino, poi c'è un fiorellino che ci avevo messo che non c'entrava niente. Questo è un fiorellino brutto. I miei dentini da bambino, che mi sono caduti i denti da latte da bambino. E poi niente, è un pennarello. Chiudiamo con la chiave che nessuno riuscirà mai a prendere. Chiudiamo prima senza chiave e poi ce la mettiamo. Ok. Adesso vi faccio vedere un cimelio, ma un cimelio di cui io ero innamorata persa. Persa, che poi quello lì è il secondo e non ci andavo neanche tanto dietro. Ma questo è un cimelio, guys. È il mio primo computer. Da bambina di merda. No, in realtà non è questo il primo, dicevo. Ne avevo un altro che poi non ho capito che fine abbia fatto, ma ero molto triste per la fine che avevo fatto. E poi mi hanno regalato questo, però non era come l'altro. Non si accende. Ho scritto grazie ai Fiorellini per esservi iscritti al mio canale. Comunque qua è fatto proprio così. Ho scritto grazie Fiorellini per essere iscritto al mio canale. E comunque Flora is the best of the world. Caso chiuso. Questo
era un quadernino con un gagnolino per eccellenza, perché questo era il quadernino dove io segnavo le cose da fare per poter avere il cagnolino che volevo, che era questo qui esattamente, il Jack Russell, solo che questo è un po' diverso da quello che volevo, infatti non è proprio quello che volevo, vabbè, comunque. Qua c'è scritto le cose che servivano per il cane, è una lista di giorni, vabbè. C'è scritto porta un quadernone ad anelle con fogli a righe, questa era per la scuola. Ho scritto qualcosa di molto arg. Portare un quadernone ad anelle con fogli a righe rinforzati e quattro cartoncini, tra parentesi, divisori, e alcune buste trasparenti. Tra parentesi c'era scritto non si usa la cancellina e c'è scritto un gulag le morto. Non lo so per quale motivo io volevo usare la cancellina, ma non si poteva usare. Tutte le cose che ho fatto per prendere muffin, si sarebbe chiamato muffin con la A, muffin. Uno, togliere la tavola. Ah, queste erano le buone cose che avevo fatto per riuscire a prendere il pagnolino. Avevo tolto la tavola, l'avevo spazzato per terra. Madonna, avevo fatto tantissime cose. Pensavo di essermi fermata a spazzare per terra e al numero 2. Invece ce ne sono tante, non sono stata cattiva. Lavato per terra, pulito il lavandino, scritto fra virgolette pulito, lavato i panni, tolta la tavola, pulito sopra con la scopa rotante, pulito qui con la scopa che... ok, tolta la tavola, pulito sopra, fatto i panni. Si ripetevano sempre le stesse cose, perché i giorni erano sempre uguali, si ripeteva sempre la stessa cosa. Fatto i panini, pulito sopra con scopa. Ho svegliato mamma. Pulito le strisce. Pulito le strisce. Che strisce? Le strisce passabili, le strisce dei pedoni. Pulito le strisce. Pulito sopra, pulito cose varie, pulito la mia camera, pulito per terra, 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 pulito per terra. Poi ho finito le mansioni in cui sono stata bravissima e nella prossima pagina c'è scritto Muffin ha bisogno di, e c'è tutto l'elenco delle cose di cui aveva bisogno il cagnolino. Cose che non ha mai avuto. Il mangiare sì, vabbè, l'ha avuto, la cuccia super bellissima una volta, poi l'ha distrutta. Collare con il suo nome, no. Giochi, guinzaglio, spazzola, profumo, borsina per portarlo in giro, perché doveva essere piccolo, anche se io volevo il cane grande, quindi magari era all'inizio piccolo, ma io avevo una confusione in testa, in realtà io volevo prima quello, un tipo, poi una, vabbè, lasciamo stare. Borsa, copertina, asciugamano. Copertina, virgola, asciugamano. Sapone, coppette per mangiare. Benda qualcosa per vestirlo. Se vi state chiedendo, anche se vi ho fatto un piccolo spoiler, se vi state chiedendo, Zayek ha avuto questo cagnolino? Sì. Ed è la smonca, alla fine è totalmente diversa da chi pensavo che sarebbe arrivato, perché prima pensavo che sarebbe arrivato un cane tipo questo, poi io volevo quello grande che diventava più grande di me, e poi alla fine è arrivata la smonca. E c'è scritto, alla fine si chiama Luna. Poi vabbè, qua c'è scritto che cosa aveva il coniglio, perché avevo pure il coniglio, e poi c'ho scritto un ricettario, torta di mele con pasta sfoglia. A me la torta di mele fa schifo, le mele mi fanno schifo. Qui ci sono degli stickeroni, degli stickerini, c'è qualcosa che io non avrò mai attaccato, perché io gli sticker non li allora praticamente qua ci sono degli stickerini, ma siccome io sono pazza non attacco cose, ok? Cioè tipo faccio fatica ad attaccare degli appiccichini da qualche parte. O devo essere veramente convinta. Ma perché cosa si è attaccato qui? Ma come ha fatto più che altro? Che palle. Forse è normale. Praticamente o devo essere super 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 sicura di dove voglio attaccarlo, se no
rimarrà dov'è per sempre. Però queste, siccome sono cose di plastica, ce le ho attaccate tutte pensando che poi le avrei staccate. Ma sono in delle bustine. Vabbè, si staccano. Bene, ve li faccio vedere così poi vi farò un video dove ve li approfondirò. Anche perché non ho più video da fare, cioè nel senso non so più che video farvi. E quindi vi farò un video inutilissimo dove vi farò vedere tutti i miei sticker. E voi li guarderete perché siete appassionati di sticker come me. Ecco qui tutti i miei sticker, belli, 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 belli. Poi vi farò il video, basta. Una bacchetta magica dove facevo svenire gli amici che mi stavano sulle palle. Grande libro delle principesse. Questo mi piace tantissimo. Era una bambina bambinosa. Allora, qua ci dovrebbe essere. Madonna, si fa crack. Qua ci dovrebbe essere anche la mia storiella. Però è totalmente diversa da come sono, insomma. Qua c'è Bianchis, Bianchis che ride, Aurora, Aurora che si punge, Aurora che dorme. Allora, qui non mi ricordo se la mia storia è bruttissima, cioè la fanno finta vera, oppure no. Qui non c'è proprio la mia storia. È impressionante, io ero convinta che ci fosse, cioè, guardiamo meglio. Non c'è. Però mi piaceva tantissimo quel libro. Mi sa che mi piaceva tanto la storia della principessa Sissi. Grande libro delle fate, anche questi libri mi piacevano tantissimo, erano i miei libri bellissimi. Bellissimi proprio. Qua c'è la storia di la fata Tucchi. Mi sa che qua è la mia storia. Guardate come l'hanno fatta cattiva la strega. Vabbè, quella lì. Ero traumatizzata da come avevano fatto cattiva lei. La fata turchina. Chi è lei esattamente? La fata turchina, sì, proprio lei. L'hanno fatta cattivissima. Cioè, invece ho gli occhi. Flora fa una serenella. Ah, questa storia mi piaceva tantissimo. Mi piaceva. La fatta smemorina, che carina, adorabile con i toppini, blin blin blin. La fatta smemorina sarebbe Cenerella. La fatta Trilli, ma come l'hanno fatta carina, tutto bellissimo. La fatta dell'Irlanda, ma chi è sta poraccia? Madonna, sembra una Befana. Oh dai, è carina. La fatta del Sambuco. Se non me le ricordo niente. Se volete vi leggerò qualche storiella dei miei quadernini bellissimi. Ditemelo e ve li leggo. Ve li ascoltate durante la notte e dormite sogni d'oro con i miei storielli. Metto col mio microfonino e ve le leggo tutte. Tanto anche se non me lo chiedete, forse un giorno ve le leggerò per la disperazione di qualche video che non so cosa fare. Quindi forse mi metterò anche a leggere le storielle. A meno che Ermino mi scriva. Sì, non c'è. Allora, questo qui invece era un altro diario segreto. Che io in realtà non ho mai avuto un diario segreto. Io facevo finta di essere come tutte le bambine normali che avevano un diario segreto, ma iniziavo un quadernino fingendolo diario segreto, ma ci scrivevo tutte le cattiverie che mi uscivano fuori. Tipo odio quelle tali maestre, odio quei bambini malefici che mi stanno palle. E dopo ve lo leggerò se avremo un po' di tempo. Ah, comunque è uscito fuori questo, che non so se me l'ha fatto una che ora mi sta troppo sulle palle, che vorrei. Oppure me l'ha fatto qualcun altro, non mi ricordo. Forse me l'ha fatto una ex migliore amica. O una deficiente che si riteneva tale, ma poi alla fine. Vabbè, andiamo avanti. Se poi troviamo un po' di tempo ve lo leggo. Che diario segreto non è. Quindi vi stavo dicendo, cioè io non ho mai avuto un diario segreto in realtà. Qui dentro ci sono tutti i miei diari scolastici. Era bello. E c'è Flora in prima. Perché è la migliore Flora, è la migliore.
Cioè, voi scherzate, ridete, fate finta di... Ma Flora... Flora è top dei top. Rosanna, eseguiti i compiti di inglese. Eseguiti... Eseguiti... Cosa ha scritto questa? Eseguiti... Per il 27 nov. Dovrà farli per il 28 nov. Firma. Inoltre, durante la lezione ha parlato tempo, ha perso tempo e ha disturbato i compagni che lavoravano. Cioè, io perdevo tempo e loro si disturbavano. Scusami, fammi capire, brutta scema. Che idiote questo maestro. Cioè, come se io guardavo il nulla e quelli, oddio, guarda, c'è Rosa, guarda il nulla. Le ho disturbate allora? Evidentemente se li ho disturbati erano loro che parlavano con me, perché sono una diva. Loro mi parlavano e io rispondevo per educazione, quindi a chi diamo la colpa? La diva o quelli che parlano con la diva? Questo non ve lo farò vedere mai. E che salvo il mio amore. Qua era esattamente iniziato il mio periodo dark. Non so, qualcosa mi dice che era questo il periodo. Ma come profumo? Madonna! Perché? C'erano scritti tutti. Odio lui, odio quest'altro. C'era scritto nome e cognome. Ma quanta sfacciataggine! Probabilmente lo scrivevo e glielo facevo anche vedere. Guarda, guarda che sono scritto sul mio diario. Ti odio. Vabbè. Io mettevo chili e chili. Oh, adoverato. Mettevo chili e chili di profumo nei diari. Che mi piaceva che profumassero. Ancora si sente a distanza di chissà quanti anni. Infatti guardate, tutto caduto perché ci mettevo il profumo. Oh, all'allero. Che bello questo rumorino. Profuma un sacco. Questo posso dirvi. Non ve lo posso far sentire perché non siete qui. Però wow, qua c'era qualcosa. Qua qualcosa mi dice che anche questo è un finto diario. Oh, un po' piccicuccio. Qua c'è scritto 1992. Io non sono del 92. Perché c'è scritto diventerai un fantasma. Che vuol dire? Non c'è scritto niente qui. Però è molto bellino. Però non c'è scritto niente. Che figata. Però non c'è scritto proprio niente. Che divertente. Questi sono altri mega cimelli. Qua c'è questo che non ho idea di che cosa sia in realtà. Pink non ho capito. Pink non lo so. Queste dovevano essere le fatine lì, le streghette. E poi... Oh mio Dio, c'è di tutto qui dentro. Oh mio Dio. Che... Ma facciano delle riviste, ma delle riviste, queste delle witch, le witch le ho tutte. Tutte le witch, le wings, le witch, che sono loro, quelle fatine delle wings, tutto avevo, eccolo qui, le pixie, mio Dio. Ma cioè, ma veramente fra... Questo era bellissimo, questo era fenomenale, cioè... Questo, madonna. Io che cado addosso a lui. Mio Dio. Questo era bellissimo, questo era stupendo. Questo, ma proprio guarda. Qua proprio blu che scappa, qua tutti disperati. Stupendo, bellissimo. Questo era bellissimo. Anche quello era bellissimo. Questo non mi piaceva tanto. Però
ma queste riviste erano bellissime. C'erano cimeli, cimeliosi, ma questo che è distrutto, che anno è? Di che anno? Del 1750.000? 2003. Che bellezza, guys. No, cioè, se non siete di quell'anno lì, non avete avuto questa infanzia qui, non sapete, non potete capire. Poi ce n'erano anche altri di quadernini lì dentro, ho detto, vabbè, dai, lasciamo perdere. Però, guys, veramente, cioè, se avessi il tempo io me li metterei a leggere tutti quanti di nuovo. A me piacevano le Winx. Ma io non pensavo, cioè, sinceramente, non pensavo che fossero così tanto, cioè... Pensavo di aver tutto delle Winx. Esattamente, io avevo anche questo. Non ci credete? Eccolo. È fissata. Ma non pensavo in realtà. Cioè, Fiorellelli. Pensavo sì. Ho visto le Winx. Ma non pensavo di aver tutte queste cose di Winx. Il bello è che me le ricordo anche tutte queste cose. Questa magliettina di merdina me la ricordo perfettamente. Che avevo fa pure io, però un altro colore. Tutto qua. Sì, esattamente qua nella prossima uscita. Io subito la prossima uscita l'ho presa subito questo qua. Ma subito, ma non ho fatto passare nemmeno la prossima uscita. Ho detto, oh mo dai, subito. In anticipo, se no qua esplode tutto. Tutto. Posso aspettare la prossima uscita. Cos'è questo? Notte placida. Il sole e luna. Oddio, com'è che si vede? Non c'è la copertina. Questo è il quadernino di Art Attack. C'erano tutti gli Art Attack di Giovanni. Oddio. Oppla, è cascato. Questo, quanto dovevo farlo? Questo dovevo farlo. E io dovevo troppo fare, ma io questo proprio lo dovevo fare, ma... Questo dovevo farlo, io dovevo farlo. Ho mai fatto? No. Però dovevo farlo. Oddio, me lo sono visto 20.000 volte, imparando per impararlo a memoria, per andare a prendere tutto il necessario del occorrente, del necessario... Puoi farlo senza sbagliare un minimo di niente. E poi alla fine l'ho fatto. Magari Fiorellelli, arrivata a quest'età, dopo una chissà quanti secoli, potrò ricrearlo a quest'età. Cioè, vediamo se è fattibile, ve lo dico subito. No, non è fattibile, troppo a sbatto. Magari forse sì, forse non oso. Tutti i quadernini di Art Attack. Art Attack. Mio Dio. E Winx. Fiorellelli. Madonna. E io mi ricordo comunque che ero... Che succede? Che volume. Io mi ricordo che avevo abbonamento giornaliero con l'edicolaio, ma non così tanto. Oh mio Dio, questo innamorata persa, così persa che li ho anche fatti, perché di solito li prendo e non li faccio mai, perché ma qui ero pazza. L'avevo anche fatti, ma rendetevi conto, li avevo anche fatti. Qui ero ancora un po' troppo. Ma qua c'è la storiella delle barbine. Che sono le vere barbine. Oh mio Dio, quanto mi è appassionata quella storiella. Poi è la storiella di Barbie cigno azzurro. Barbie cigno. Il lago dei cigni. Barbie lago dei. Oh mio Dio, ma che favore, ma proprio veramente, frate, eh? Fiorellini, veramente, qua proprio è un altro mondo, questi sono vita, Fiorellini, questa è la mia infanzia, me la ricordo tutta quanta. Questo è lo scrigno magico che nessuno dovrà mai toccare in vita sua. Questo
era lo zainetto con cui andavo a fare l'agente segreto 007. Qua ci sono gli accordi che facevo con i vicini. Questo, guys, è un contratto di vendita. Questa era proprio la mia borsa da agente segreto 007, perché noi, io e i miei vicini, ci eravamo tutti fomentati che avevamo trovato delle cose strane nel garage. Allora, questo è un contratto di vendita. Tu, nome della vicina, dai un braccialetto per 3 anni a me. Firma dell'altro vicino che faceva da testimone. Firma della tipa e firma mia. E poi è stato tutto stoppicciato così. Del contratto, ma certo non l'ho mai più ridato sicuramente. Questo sarà un altro contratto, c'è anche il sigillo qua. Contratto di vendita, nome della vicina, regala a me, sottoscritta, tutto quello che vuole a sottoscritta per sempre. Firma, firma della vicina più sigillo malefico. Non hanno molto senso questi contratti, eh. Altro contratto. Contratto. Tu vicina. Contratto di zittezza. Questo contratto è troppo brutto per leggerlo. La facciamo sembrare proprio una schiava. E qua c'è proprio il sigillo, quello reale, quello che proprio non puoi mai più spezzare, anche perché qua c'è scritto per sempre. Questo contratto vale per sempre. Quel sigillo è proprio quello re, ma proprio quello che non si può mai più spezzare. Però questo è brutto come contratto di zittezza. Poi però lei doveva stare zitta, ma non per conto mio, per l'altro. L'acqua qua è per conto dell'altro, e c'è principalmente la firma dell'altro. Io poi facevo un po' da garante, un po' di sì, un po' di no, però era per lui. Poi qua c'era il telefono da agente segreto. Qua, diciamo così. Pronto, pronto, sono nel garage. E facciamo così. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Poi qua c'ha tutti i scompartimenti, con tutte le cose. Sono spariti tutti, perché questo era segreto. Lo vogliono per sempre. Un contratto è un contratto. Qui poi c'ho questo. Di un campus di inglese, di questi ne ho un mazzo, solo che non so dove li ho messi, che qua non c'entravano più. Così tanto. Comunque, se potevi comprarti delle cose, ho preferito tenermi la carta piuttosto che comprarmi le cose che ci potevo comprare lì. Quando hai una fissa, cosa ho trovato? Madonna, si è aperto tutto. Foto di tutti noi. Oddio, cosa ho scoperto? Oh mio dio, c'è una tipa che conosco, e mi sa che mia mamma me l'aveva anche detto. Cioè, nel senso, una tipa che conosco adesso. Prima, che mi servono? E niente. Cosa che farò cadere in 03. Ma sapete che sono? Assolutamente niente, ma mi fomentavano da paura. Mi fomentavano proprio. Cos'è successo? Non so se ho fatto cadere qualcosa o no. Questi erano tutti questi costrumentazioni qui. Bellissime. Troppo belle. Troppo. Mannaggia, no! Vieni qui! Che palle! Ed erano tutte queste calamitelle. Come se facessi le mie costruzioni da miliardi. Chissà se le ho fatte. Ma no, ma non attaccarti, scema di me. Chissà se. Oh, ma basta qua che si è attaccato. Ah! Disperazione. Ma staccati, ma staccati. Adesso io devo farlo.
sono forte, sono più forte di loro. No, basta, mi sono rotta. Oh, ma basta, qua che si attacca tutto. Stai qui, stai qui. Fermi. Madonna. Si attacca uno e si attacca l'altro qua. No, ma questo era fenomenale. Oddio, questo era fenomenale. Ma quanto mi piaceva il rumorino, che piaceva le pagine poi. Che figata. Bellissimo, ma questo fotone. Oddio, ma questa è Marcella bella. Ma che ci fa qua? Oddio. Ma che carina questa cartellina. Ma quanto è carina questa cartellina. Sta cadendo tutto dalla cartellina. Era anche ornamentale. Era ornato. Oro e d'argento. E niente, fiorellini. Questo è tutto per oggi. Niente, speravo di trovare qualcos'altro in realtà, perché pensavo ci fosse qualcosa di più, wow. E invece niente, ho trovato tutte le mie rivistine che si sono wowissimo di brutto, però nel senso magari cercavo qualcosa che mi potesse servire, diciamo, anche adesso. Vabbè, comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi se volete che approfondisca qualche argomento, tipo Winx, Witch, Attack, Winx. O le mie fiabette, quelle fiabette bellissime. Quelle sono proprio fenomenali, ve lo dico. Se volete delle mie fiabette, ditemelo che io ve le leggo tutte. E niente, fratellini, ci vedremo in un prossimo video dove apriremo l'altro scrigno delle meraviglie, l'altro scrigno di Pandora. Ci vedremo in questo prossimo video dove aprirò l'altra scatola e vedremo che cosa c'è in quell'altra scatola. In quell'altra scatola so già che ci sono delle cose molto carine, tipo due paia di cose molto carine. Poi tutto il resto non so, perché lì ci sono cose di quando ero ancora più piccola, se non sbaglio. E poi altre situazioni di giochi di quando ero piccola. Ci aggiorniamo e al prossimo video. Ciao, ciao, fiorellini.